con noi per una grande battaglia, un grandissimo ritorno, caro David, dalla profonda Padova, dal profondo Veneto, un mio Oddio. Amico e un tuo ex amico, Ali Shaknur. Applausi, buonasera. Un altro... E ride. Un altro svalvolato di livello eccelso, diciamo, di livello eccelso. Ciao Davide, ciao fratello mio. A te piace Gay Pride, Shaknur? No, no, io li rispetto, per carità. Sì. La legge di religiosa non permette, la legge non permette ignoranza. Non permette... la legge religiosa, io ripeto, io sono laico come lo è laico anche Davide. Sì, però la legge religiosa? La legge religiosa, quello è considerato atti osceni, insomma, atti osceni. Io non partecipo per rispetto ai loro diritti, quello che vuoi, ma alcune manifestazioni si sono visti, mostrano nelle chiappe, si baciano davanti donne che si... Vabbè, si baciano, però non c'è nulla di male. Ma baciarsi non c'è nulla di male, nessuna provocazione. Allora, però c'è un altro tema molto... A te? A me non piacciono quei tipi di immagini. Molto bene. Ma anche tu ti bacerai con tua moglie. Però è interessante questa cosa. Tu hai mai usato dei preservativi in vita tua? Una volta ci hai detto di no, che non hai mai usato preservativi in vita sua, è vero, Ali? Io ho raccontato un sacco di balle, perché la vostra trasmissione è satirica. Ti dico sinceramente, le pugnette mi sono fatti, i preservativi li ho usati per controllo della nascita di quelle robe lì. Perché se non mettevi... Ho peccato, io sono musulmano, deve essere onesto, deve aver paura di Dio e deve dire la verità. I preservativi li ho usati molto spesso. Perché altrimenti hai paura di mettere incinta delle persone. Perché tu continui spesso a tradire, diciamo la verità. Non solo per mettere incinta, ma adesso non se ne parla più, c'era una patologia di una malattia virale, certo. Macaco surresus della scimmia, AIDS si chiamava. Sì, e come mi stanno segnalando che c'è una troupe cinematografica. Aspetta un attimo, che dici? Segnalando, che mi hanno scritto adesso, che c'è una troupe cinematografica in un van dove c'è Simone, che fa il regista, che sta ascoltando e dice che questo personaggio, questo Shaknur, lo vorrebbe scritturare per un documentario grottesco, solo per la voce, mi dice. Questo Simone. Scusami, Ali, c'è un elemento interessante, che è quello della poligamia. Tu sei a favore della poligamia, no? La poligamia è esistita sempre. Salomone, il profeta di potente più saggio del mondo. Però nella Bibbia, appunto. La globalizzazione, non voglio dire merda, allora dico escrementi. Siamo messi male. Allora? La globalizzazione. Il ruolo maschile sta scomparendo. Viviamo nell'epoca. No, non sta scomparendo per niente. E allora? Della mamma e della babba e della mamma. Sì. E allora? Ma nessuno lo mette in discussione questo, però. E allora? Ci sono delle donne che ordinano all'uomo i parità di diritti, non bisogna, eccetera. Ognuno deve i parità di diritti, deve essere uguale. E allora? Che hai detto tu? Cosa hai detto? E sta sparendo il ruolo del maschio. Ci sono giovani di 30 anni che vendono il Viagra. Siamo messi male, ma ti ne rendete conto? Cioè, che gli uomini non scopano più, si stanno femminilizzando, stanno diventando. No, non è questo, Giuseppe. Facciamo un po' di cultura. Ti sto dicendo che. Ma quale cultura fai? Stai dicendo delle stupidaggini, ma dove prendi sti dati? La modernizzazione, le robe naturali, le robe normali. Non esistono più. Stanno prendendo delle degenerazioni. Sì. Ma quali degenerazioni? Un po' ha ragione. Però scusami, la poligamia, dunque, tu la consideri una garanzia per la sopravvivenza della specie, diciamo, no? Guarda, la poligamia, Giuseppe, se vuoi la verità, l'uomo è tendenzialmente per natura poligamico, la donna no. La donna tu hai visto? Hai notato la reazione dalla parte dell'uomo e della donna quando sono ancora... quando c'è la cornificazione, perché l'uomo è più geloso della donna? Le donne sono gelose anche loro, perché sono esseri umani. Perché la donna, prima di spalancare le gambe, se lo sceglie. L'uomo è una bestia. L'uomo è un animale, l'uomo è un animale. La donna sceglie, la donna sceglie di più. Comunque tu sei a favore della poligamia, diciamolo chiaro. Io ho pagato un prezzo un po' triste, ti devo dire la sincerità. Io rispetto la, poli-
Ah no, sei triste perché la prima moglie di mio padre, io ho dei fratelli di un'altra, gli voglio no, bene. No, ma tu in generale, se potessi, diciamo, se potessi saresti poligamo, poi vivi in Italia, non lo puoi fare, altrimenti ci avresti due, tre mogli tranquillamente, senza problemi. Se avessi le possibilità economiche, invece in un altro contesto, se la poligamia, io approvo la poligamia, piuttosto che avere amanti, fare casini, andare a puttane, è meglio avere due donne che si... Come si riconoscono nella religione, no? Secondo me, sai, secondo è una mia opinione. Allora, l'altro giorno c'era il signor Piccardo qui che ha detto che secondo lui, per esempio, le donne secondo lui le donne non devono andare in giro, insomma, scoperte, eccetera. Una sciocchezza di non devono andare in giro e devono andare un po' coperte, un po' più coperte in giro. Tu che dici? Ha ragione, qua adesso ormai ha ragione. Dunque no, le donne sono le mercanzie, porco cane, questo il problema non è questo, anche ci sono uomini, io ho visto, guarda che in Iran negli anni 80 in Iran le donne giravano quando c'era il Pasha, le donne giravano con la gonna corta. Con lo Shah di Persia, le donne nel mitico Iran degli anni 80, prima che arrivasse c'era lo Shah di Persia, le donne giravano con la gonna. Scusami, donne Ali, posso chiederti una cosa? Ma com'è finita però? È finita purtroppo. Finita male perché è arrivato quel personaggio teocratico di Khamenei, anzi di Khomeini allora, prima. No, è Abdullah Khomeini, bravo che era rivoluzionario. Scusami Ali, però io posso chiederti una cosa, cara. Tu adesso ti faccio sentire un file fra poco e tu la grande diatriba che c'è tra la donna pelosa o la donna non pelosa, da che parte stai lì? E come no? Cioè, da che parte stai tu? La donna pelosa è quella che ha più androgeni, i peli, capito? È quella più focosa. È focosa, questo è interessante, questa cosa. Gli uomini pelati hanno più androgeni. Ah, dici? L'alopecia, sì. Cioè gli uomini pelati scopano meglio. La donna deve curare la sua estetica, farsi bella, farsi. È lei che sa. Ho capito, ma dunque tu tra una donna col pelo e una donna senza pelo, cosa preferisci? Ma il pelo dove? Sulla pube? Certo. Giuseppe, se una donna che ha i baffi come la figlia di Fantozzi, una donna con i baffi, io no, me la saluto da lontano. Ma non c'è la donna con i baffi? Dov'è la donna con i baffi? Non esiste. Scusa, però, in generale, nelle parti intime, preferisci il pelo oppure dai, hai capito? Il petto di pollo? Ma chi se ne frega di quello che gli pensa questo ultimamente? Qui? Ultimamente? No, se ne frega. Davide, guarda che la patata pelata ha un'immagine. È un'immagine? Bellissima, la cipolla, una roba incredibile. Cioè, ti piace molto più del pelo? Esatto. Fermi tutti, la risata di Sheikh Nur. Fermi tutti. Ciao Sheikh, ciao. Trasforma la tua casa in una